Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere cosa c'è all'interno della box di agosto della Paper Victim, che vi ho portato il video della primissima box che ho acquistato da loro la scorsa volta. E mi è arrivata questa di agosto, sì, sono un po' io in ritardo stavolta, è colpa mia, a recensirla perché non ho avuto proprio tempo. E anche se siamo a settembre, mi è arrivata quando io ero in vacanza, quindi verso il 12 credo sia arrivata, 12 agosto, quindi sono in ritardo io, scusate. Partiamo subito, questa è la box, vedete, come potete intuire è a tema marino perché qua abbiamo il mare e il molo, sempre in parte che non si vedrà mai. Andiamo, proviamo a salire così. C'è sempre, si chiama Fish and Chic agosto 2020. Qua potete scrivere quello che volete ed è ha sempre questo packaging bellissimo. Adesso la sdraio e possiamo partire. Sfiliamo la copertura. E apriamo. Voilà, tutto azzurro. Punto Fish and Chic. Qua ci sono alcuni spoiler di quello, non alcuni, gli spoiler che troviamo all'interno, quindi non vado a guardare. E qua abbiamo il biglietto di ringraziamento, lascio anche qua se volete leggere, e vi lascio nell'info box tutti i contatti per andare a vedere il sito e anche il profilo Instagram. Poi iniziamo a pescare, pesco da qui. Allora, qui abbiamo una boccetta di vetro con dentro una pergamena, ho perso il tappo, credo che sia vuota, quindi voi potete scrivere il vostro messaggio nella bottiglia. Molto carina questa bottiglietta qui, adesso vado a, ho paura di romperla dato che mi cade sempre tutto. Poi abbiamo questo qui che si, non so cosa sia, Charming Copper 23. Ah, è un pad, è un pad d'inchiostro per gli stampi, esatto. Qua dentro, non so se si vede, c'è il cuscinetto nero, molto carina la confezione. Poi abbiamo questa corda che poi sicuramente servirà a qualcosa, lo scopriremo. Vedo due penne molto molto interessanti. Allora, sono della Uniball Signo, di questi due colori meravigliosi, uno è bronzo e l'altro è un verde acqua, ma penso siano metallizzati, molto carine. Poi scopriamo qua. Ok, qua c'è 10 motivi per bere più acqua al giorno, e qua abbiamo tutti i 10 motivi. Ah, questo è un tracking di quello che bevete, molto bello, utile anche per il bullet journal. Io non l'ho mai fatto sul mio bullet journal, dovrei iniziare a farlo, anche perché sono praticamente obbligata da vari mesi a bere 3 litri di acqua al giorno, cosa che per me prima era impossibile perché vivevo con un bicchiere di acqua, però ce la sto facendo. Quindi mi piacerebbe molto compilare questo, quanto bere durante le, quando bere durante le giornate. Guardate che molto molto carino. E poi abbiamo questo qui che credo sia
un blocchetto con appunto i tracker di quando bevete. Molto carino, con questi pesciolini. Poi abbiamo queste buste azzurre. Dentro sono bianche, ovviamente. E poi abbiamo queste card. Vediamo se riesco a non rompere tutto. Diciamo che le faccio vedere così, vediamo se cambiano dall'altra parte sicuramente. Tutte con i pesciolini, conchiglie, comunque tema marino. Molto molto carine. Qua potete scrivere e metterle nelle buste. Poi qua c'è un sacchettino. Andiamo ad aprire. E qua abbiamo tutti questi pesciolini. Contrario. Non chiedetemi i nomi perché ovviamente non li so. Se non quello del pesce rosso. Abbiamo anche delle conchiglie. Secondo me questa potrebbe essere una bella idea. Con il filo di prima legarli e fare una sorta di pendente con tutte queste figure, bellissimo. Anche la bustina, bellissima. Poi togliamo questa e abbiamo questa busta sotto. Non voglio distruggere tutto. Allora, credo che poi sotto sia vuota, sì, quindi andiamo a togliere questa scatola e guardiamo cosa c'è qua dentro. Facciamo il possibile per adottare un approccio plastic free, evitiamo i materiali plastici monouso. Adottiamo invece una tartaruga marina. Bellissima. No, non volevo romperlo, l'ho rotto. E voilà, abbiamo degli stickers per il planner in questo caso, o per quello che volete, ovviamente. Molto molto belli. Mi piacciono tantissimo. Abbiamo i giorni della settimana, in vacanza, summer vibes. Qua abbiamo tipo dei banner con tutte queste fantasie marine, molto belle. Poi ce n'è un altro, sempre con i giorni della settimana. E qua abbiamo delle conchiglie, dei pesciolini e anche dei pezzettini di washi tape, molto carini. E qua abbiamo forse, credo, i fogli per le lettere, appunto. Con il nostro pesciolino e sono 1, 2, 3, 4 fogli. Esatto. Troppo carini questi stickers. Andiamo a vedere. Questo qui che ci dice cosa c'era dentro. Appunto, c'era la carta da lettere. Stare sotto il sole ti fa pensare tanto, allora scrivi. Questa carta da lettere in formato A4 è ideale per scrivere poesie, messaggi motivazionali, lettere, auguri e ringraziamenti. Poi abbiamo penna glitter verde acqua più rame se fate la scatola, quella non mi viene il nome, ma diciamo se pagate qualcosa in più avete delle cose in più. Nella scatola base troverete solo la penna glitter verde acqua. Se prendete l'altra, avrete anche quella color rame. Penna con inchiostro gel, roller e brillantini Uniball Signo 1.0 mm, punta in metallo, perfette per aggiungere un tocco scintillante alle vostre annotazioni. Poi abbiamo gli adesivi chiudi busta e pertugio.
adesivi rotondi, chiudi busta con conchiglie e pesci, simil washi tape colorati e altri accessori utili per organizzare al meglio il tuo mese. Poi qua abbiamo un set di tre buste per il kit base. Ah, ecco qua, box completa, se no kit box base. Se prendete quella completa avete due set da tre praticamente di queste buste. Chiusura a umido, color verde acqua per racchiudere con eleganza un biglietto d'augurio di ringraziamento oppure un pensiero speciale. Poi qua appunto abbiamo il set di tre biglietti nella base più un set di altri tre biglietti in quella completa. Nella tua agenda di agosto è previsto un matrimonio, un compleanno, un evento? Questi biglietti fanno nel caso tuo. Dimensione 10x15 cm in carta naturale certificata FSC, adatti alle buste contenute nelle box, giusto? Poi solo... no, non è vero. In tutte e due le box c'è scheda water tracker più VT-Wick, non so come si pronunci. Molti di noi non bevono abbastanza acqua ogni giorno, soprattutto d'estate. Migliora le tue abitudini, scopri tutti i benefici, imposta un obiettivo e tieni traccia dei tuoi risultati. Poi abbiamo pesciolini e rete da pesca, esatto come vi ho detto prima. Andiamo a pesca, queste fantastiche sagome di pesciolini dai colori vivaci possono essere appese alla rete che trovi nella box. Quindi è una rete, non è un filo. Aggiungi le foto delle vacanze e ricrea l'atmosfera on the beach a casa tua. Molto bella l'idea anche di mettere le fotografie. Poi solo nella box completa si trovano questi due prodotti, il messaggio in bottiglia. Come sarebbe bello ritrovare un messaggio in una bottiglia sulla spiaggia? Scrivi il tuo che sia una dedica, un pensiero e fallo arrivare a chi non se lo aspetta. E poi c'è il tampone di inchiostro, un tampone da viaggio con inchiostro color rame. Pensavo fosse nero, wow. Custodito in alluminio, spoiler. Nella prossima box un sacchetto in tessuto per conservare timbro e tampone. Non vedo l'ora della prossima box io, perché ho visto delle cose interessanti su Instagram. Vi invito ad andare a seguirli perché la prossima secondo me piacerà a tante persone che amano il lettering. E niente, praticamente questo era tutto quello che c'era nella box che ho acquistato. Non vedo l'ora che arrivi la prossima. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se è così e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti attivando la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!